Sì, allora diciamo questo 2022 registriamo una prosecuzione della crescita dell'economia calabrese già avviatasi anche l'anno precedente. Secondo le nostre stime la crescita è stata del 3%. È una crescita che comunque è un po' più contenuta rispetto al Mezzogiorno, rispetto all'Italia. E soprattutto è una crescita che non consente ancora all'economia calabrese di recuperare in pieno quel calo che aveva subito, quel brusco calo subito nel 2020 con la crisi della pandemia Covid. Ed è un contesto fortemente connotato da incertezza, hanno inciso ovviamente sulle dinamiche economiche, ovviamente i fattori di tensione internazionale connessi all'aggressione russa all'Ucraina e soprattutto anche alle divampare della fiammata inflazionistica che ha comportato poi una necessaria risposta di restrittiva monetaria. Dunque, l'occupazione è cresciuta in regione, è cresciuta dell'1,5%. Abbiamo ancora anche qui da recuperare in pieno i livelli di occupazione ante-Covid. Sicuramente la crescita dell'occupazione ha sostenuto i redditi delle famiglie, ma c'è da dire che ovviamente la crescita dell'inflazione ha eroso il potere d'acquisto, quindi a fronte magari di una crescita comunque dei redditi nominali abbiamo comunque una crescita anche del livello dei prezzi. Un'inflazione che ha dimostrato anche, diciamo, i propri effetti, come dire, redistributivi sotto il profilo dell'uguaglianza, perché abbiamo svolto degli approfondimenti e abbiamo valutato come anche l'inflazione abbia inciso in maniera differenziata rispetto alle categorie di famiglie in relazione alla loro capacità di spesa. E notiamo che per le famiglie con una minore capacità di spesa il tasso di inflazione è più elevato rispetto al tasso di inflazione che noi calcoliamo per le famiglie con maggiore capacità di spesa. Addirittura a marzo questo differenziale era di poco sotto i 2 punti percentuali, ma a dicembre addirittura raggiungeva i 7 punti percentuali. Quindi capiamo quanto, diciamo, questo impatto dell'inflazione sia stato significativo e questo sicuramente una prolungata fase inflattiva potrà incidere ancora di più sul potere d'acquisto delle famiglie. La differenza ne registriamo a livello settoriale perché a fronte di un andamento, come dicevo, di crescita, comunque registriamo un comparto manifatturiero la cui produzione sostanzialmente ha ristagnato, con un livello di fatturato che è comunque cresciuto soprattutto per effetto della crescita dei prezzi, necessaria per le imprese per compensare la crescita che avevano subito dal lato dei costi di produzione. Abbiamo un settore dei servizi che ha evidenziato aspetti positivi nel commercio, aspetti positivi nel turismo, aspetti positivi nel settore dei trasporti, connesso anche alla movimentazione del porto di Gioia Tauro. Andamento molto favorevole registriamo sulle costruzioni, dove abbiamo più che superato i livelli dell'ante-Covid, ecco, forse diciamo, è l'unico settore che si differenzia. Sicuramente hanno inciso in maniera, diciamo, espansiva gli interventi collegati al superbonus, che sono stati in regione, abbiamo valutato più significativi rispetto all'utilizzo del superbonus, è stato più ampio, più significativo rispetto alla media nazionale. Il PNRR è sicuramente un'opportunità da non perdere per colmare dei divari di tipo strutturale, che, insomma, su cui gli interventi del PNRR vanno a incidere. Abbiamo valutato, calcolato che per la Calabria abbiamo interventi da realizzare a valere sui fondi del PNRR per circa 5 miliardi, ma poi se vogliamo aggiungere anche i fondi della programmazione comunitaria in via di chiusura, abbiamo circa 1 miliardo ancora del precedente ciclo di programmazione, altri più di 3 miliardi del nuovo ciclo di programmazione. Sono cospicue risorse che possono essere, vanno utilizzate ovviamente per consentire un rilancio dello sviluppo della regione. Sicuramente assumono un rilievo sotto questo punto di vista le capacità anche di tipo amministrativo, gestionale degli enti che sono chiamati ovviamente a gestire questi processi di spesa. Noi abbiamo calcolato che per i comuni circa un terzo di queste risorse fa capo, la gestione di queste risorse farà capo ai comuni. Giusto per dare un'idea adesso di quello che è lo sforzo, l'impatto che questo comporterà sulle strutture amministrative di questi enti, calcoliamo che rispettando questi programmi di spesa nel prossimo triennio questi comuni, questi enti si troveranno a gestire un ammontare di spesa per investimenti doppio rispetto a quello che hanno ordinariamente gestito nei periodi precedenti la pandemia. È sicuramente un'opportunità, dobbiamo fare in modo che questo venga attuato.